A Mascalucia, in piazza Trinità, Club La Carretteria, ci hanno invitato perché ci hanno detto che scopriremo le differenze generazionali tra gli anni 70 e gli anni 90. Boh, andiamo! Marino non ha bisogno di particolari presentazioni perché era un mito negli anni 70, sul finire degli anni 70, ed era uno dei disc jockey più ambiti, radiofonicamente parlando e anche in discoteca. Come cambia la cultura musicale da quegli anni a questa generazione? Allora, la musica degli anni 70 era sicuramente una musica molto più scarna, però più genuina, nel senso che se una volta sentivi la batteria a quattro quarti che suonava tan 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 tan, c'era proprio il batterista che suonava. Adesso chiaramente con l'evoluzione dei tempi le cose sono migliorate e invece di assumere 10 musicisti ne basta uno con una bella macchina elettronica che ti risolve il problema. Giovanni Nicastro è un disc jockey anni 90, ma perché non c'è più quella buona musica degli anni 70? Oggi si balla l'hip hop certamente, ma soprattutto il commerciale. Io direi che tutto quello che c'era negli anni 90, la cosa più out è forse la musica commerciale, ed era bello negli anni 70 perché c'era il funky, che era sicuramente musica veramente suonata. La differenza è questa probabilmente. Rimpianti per quella musica? Beh, decisamente era musica più bella, più vissuta, che dava più emozioni. Quella di oggi è tutta costruita, per cui io direi che la cosa proprio negativa degli anni 90 è la musica commerciale, out. Senti, io mi sono innamorato negli anni 70 con il vostro motivo, Come pioveva. Ce lo fate ascoltare, ce lo accennate? Sì, come no. 3, 4. Alberti dell'Nvidia Movement, perché negli anni 70 non c'era traccia delle ragazze tubo e invece negli anni 90 è una tendenza? Diciamo che a quegli anni c'era una cultura diversa, una repressione maggiore rispetto a quella che troviamo oggi. Rispetto agli anni 70 c'è sicuramente più voglia di trasgressione. No, se ben tu ricordi, negli anni 70 c'era la trasgressione ma in modo diverso. Oggi c'è un'evoluzione della trasgressione in base a quello che oggi troviamo nella vita attuale. Un mito degli anni 70. Siamo già in onda? Un mito degli anni 70. Faceva assai proprio 007. Sean Connery. Porca miseria. Non si poteva uscire un pacchetto di sigarette che c'erano missili, radiocomandi, bestiale, era bellissimo proprio, me lo seguivo tutto. Un cartone animato, non perdeva mai, vinceva sempre. L'assaltavano 20 dinosauri, 40. Niente, però sopravviveva a tutto. Niente, sono impreparato al massimo. Grazie, ripassi.
Lo aiuto io, lo aiuto io. Un mito degli anni 70. Io so che tu. Io lo so, il mio. Io so che 70, tu. E tu? Impazzivi. Del sabato sera, il John Travolta. Vediamo. Foto di gruppo per chiudere questa nostra festa alla Carretteria Club La Trinità qui a Mascalucia. Ci siamo divertiti, chiaramente abbiamo ballato, abbiamo scherzato e beh, Orazio, i saluti e alla prossima volta. Sì, volevo dire soprattutto abbiamo anche mangiato, avete gustato un po' delle nostre cose, vi salutiamo, grazie a Twitter, arrivederci.